Padre Comitas è l'uomo cui si deve la riscoperta della musica popolare armena. Yenelin Arakelian, soprano, Satenik Shahazizian, organista, e Ariane Lior, clarinettista, ci accompagnano in un viaggio nella sua musica. Padre Comitas gira di villaggio in villaggio, raccogliendo dalla viva voce delle persone migliaia di canti, migliaia di melodie, che poi studia e riporta alla loro originaria purezza, costituendo così un enorme patrimonio musicale nazionale. A volte addirittura si nasconde per non disturbare le persone che cantano, per lasciarle nella loro libertà di espressione. La prima canzone, Kelekele, è una composizione delicata, fiorita, che attraverso la metafora della quaglia decanta le virtù dell'amata, l'aspetto, la delicatezza di tratti, la postura. In Hovarek, l'eroe, con una voce appassionata ma trattenuta dalla sobrietà della melodia, affida il suo dolore alla natura. Seguono due altre melodie, Hönkizar e Esarun. Nella prima una sposa vergine e pura e pronta per il suo sposo. Nella seconda si immaginano due innamorati, l'incontro tra di loro, lui sotto un platano, lei sotto un albero di melograno, e il loro amore è come un ruscello che scorre. Thank you.
Romans Romonian, detto poi Comitas, nasce nel 1869 a Kütahya, che era la capitale di una provincia dell'Anatolia ottomana nota per la produzione di ceramiche. Perde molto presto i genitori e viene allevato dalla nonna e dalla zia nell'unica lingua però in uso, nell'unica lingua corrente nella provincia, il turco. Mostra una mente precoce, sensibile e la sua voce quasi angelica gli permette di entrare nel seminario della Santa Ecmiazzin, nel coro in particolare del seminario. E quando il Catolicos Kevork IV gli chiede perché sei venuto a studiare a Ecmiazzin pur non sapendo l'armeno, Solomon risponde: però io posso cantare in armeno. Alla fine degli 11 anni di studi ecclesiastici, Comitas è nominato Vardapet, il titolo ecclesiastico conferito ai religiosi altamente istruiti nella teologia. E conquistato dai talenti del suo protetto, è lo stesso Catholicos a soprannominare Solomon Comitas, in omaggio al grande patriarca e musicista armeno del VII secolo. Nel 1896 Comitas ottiene una borsa di studio per studiare musicologia a Berlino e in 3 anni si specializza. Aiuta lì a decifrare la musica medievale e la sua notazione neumatica e nello stesso tempo comincia la sua opera di divulgazione della musica armena. Della sua voce si diceva che avesse l'elasticità del tenore e la levigatezza del baritono. Padre Comitas, da etnomusicologo, era interessato anche ai passi delle danze che accompagnavano alcune melodie armene. Passi che ha quindi contribuito a studiare nel loro simbolismo. E a volte veramente il simbolismo della danza armena è ancestrale, come in Varar Shapati, la danza Varar Shapati, dove il moto circolare della compagnia rappresenta il moto stesso della terra, assumendo così un valore universale, dove è molto chiaro il simbolismo armeno della destra come parte del successo, come parte della fortuna, e della sinistra invece come parte della sfortuna e del male. Per cui ogni volta che la compagnia muove un passo verso destra è come se la comunità fosse portata verso il bene e verso il successo, mentre il piede sinistro è ricacciato dalla comunità. Thank you.
Gli elementi naturali sono una parte importante delle canzoni popolari e anche naturalmente delle canzoni popolari armene. Due canzoni seguono, Tsiranitsar e Yirkink Nampele. Tsiranitsar è una canzone che fa riferimento all'albero dell'albicocco, simbolo stesso dell'Armenia, frutto del giardino dell'Eden, il Prunus Armeniaca, e un contadino implora la clemenza della natura. Yirkink Nampele è invece una canzone che attinge alla pioggia come simbolo, la pioggia che bagna dolcemente la terra degli uomini mentre l'amato passa di fronte alla porta dell'amata. Non dorme, no.
Padre Comitas utilizzava la notazione tradizionale armena per la trascrizione delle canzoni e per le sue composizioni musicali, il che gli consentiva di annotare molto più velocemente rispetto al pentagramma in uso già allora comunemente. Da uomo di fede compone anche una divina liturgia, che è ancora in uso nella pratica della Chiesa armena, che è considerata un prodotto musicale straordinario anche perché la voce maschile è depurata da ogni influenza polifonica occidentale e costituisce così, anche proprio simbolicamente, una riappropriazione delle radici liturgiche armene. Si dedicò con molta dedizione alla divulgazione della musica armena nel mondo, fece una lunga tournée in Russia, in Italia, in Svizzera, in Austria, a Parigi poi anche, dove ebbe un elogio straordinario da parte della stampa. Non tutti i settori della Chiesa armena vedevano proprio di buon occhio che un monaco si dedicasse anche alla musica secolare
alla fine si recò a Costantinopoli dove, non riuscendo a fondare un vero e proprio conservatorio, mise insieme però un coro di oltre 300 membri che divenne davvero molto popolare. E è emozionante vedere che cosa la stampa parigina disse di Comitas durante la sua esibizione. Questo concerto, scrivevano, è stato una rivelazione ed una meraviglia. Nessuno di noi avrebbe potuto sospettare la bellezza di quest'arte, che in realtà non è né europea né orientale, ma ha un carattere unico al mondo di graziosa dolcezza, emozione penetrante e di nobile tenerezza. C'è il sole in queste canzoni. E padre Comitas, che non aveva paura di venire a cantare a lui stesso le melodie liturgiche, ha raggiunto nel brano corrispondente al nostro Stabat Mater un'intensità di emozione che è arrivata alle lacrime e gli è valsa una standing ovation. Niente più commovente che vederlo inchinarsi con dolcezza e dignità sotto il grande cappuccio nero, poi sedersi di nuovo all'organo e riprendere l'ultima strofa che canta quasi a bassa voce nel segreto di un grande dolore, con accenti di compassione, prostrazione e gravità raccolta che fanno sentire all'anima la presenza divina. Alla prima esibizione del coro Gusan a Costantinopoli, diretto da Comitas, c'è una canzone che colpisce moltissimo il pubblico, lasciandolo senza parole e senza applausi per 3 minuti, che è Garuna, la storia di una primavera negata, perché la ragazza è stata abbandonata dal suo amato e la primavera, anziché fiorire, in realtà vede cadere la neve. Altre due canzoni proposte sono invece più gioiose, Hoy Nazanim, nella quale l'amata è paragonata ad un fiore primaverile, e Haberban, che è una danza composta da un gioco di scambi tra i due amanti. Thank you.
Nella canzone Alla l'URSS, il mio scialle rosso, una ragazza rapita da un turco, e nell'impero ottomano i rapimenti di ragazze armene erano cosa piuttosto frequente, implora il suo carnefice di restituirle lo scialle che è simbolo dell'amore del suo amato. All'inizio lui rifiuta, poi alla fine accondiscende, la rilascia e le consente di sposare il suo amato. Il 24 aprile del 1915, più di 200 tra notabili e intellettuali armeni di Costantinopoli vengono arrestati e deportati. Tra questi c'era anche padre Comitas, che viene colpito, torturato, imprigionato, vede morire i suoi compagni di cella, vede le violenze, assiste alla morte. E anche se sarà tra i pochissimi a sopravvivere a questa prima retata, che segna proprio l'inizio del genocidio degli armeni, la distruzione del suo lavoro, la devastazione psicologica che seguì a ciò che aveva assistito, lo portarono ad una gravissima depressione dalla quale non si sarebbe più ripreso. Trasportato a Parigi nel 1919, i medici francesi cercano di curarlo, ma nessuno può intervenire su questa disgregazione della personalità di un uomo che pure aveva custodito l'anima stessa del suo popolo attraverso la registrazione dei canti e che ancora sotto i colpi dei suoi torturatori cantava il Ter vor mea, Signore abbi pietà di me. Morirà poi a Parigi nel 1935 e le sue spoglie saranno trasportate a Yerevan. Il patrimonio annotato da Comitas non si limita per importanza ad un interesse etnologico, soprattutto non è importante soltanto per gli armeni. Comitas scrisse nel 1897: «Più spingo la mia riflessione nelle profondità di questo vasto oceano di musica, più sono convinto che le nostre melodie popolari e religiose, maestose e immortali, che a lungo fraternizzano, diventeranno anche per gli stranieri una fonte di ricerca perché le loro radici risalgono a molto lontano nel tempo.
Il compositore italiano Luciano Berio riarrangiò 10 folk songs, tra cui l'Armena Lusini e Lav. E anche Luciano Berio, in linea con Comitas, parla di radici, in particolare di radici espressive di queste canzoni, che non hanno a che fare solo con le origini di questi testi e di questa musica, ma con l'uso che nei secoli ne è stato fatto, cioè con il valore che per i popoli che le hanno prodotte, queste canzoni hanno assunto e mantenuto. Jungle, sing jungle, sing jungle.